Mild hybrid, full hybrid, plug-in, che differenza c'è? Non è così semplice capirci qualcosa. In questo video quindi entriamo nel mondo dell'ibrido per vedere le principali differenze tra le tre tipologie di auto ibride, cioè mild hybrid, full hybrid e plug-in hybrid. Innanzitutto, quando parliamo di auto hybrid, significa che ci sono due motori che contribuiscono al funzionamento dell'auto. Uno termico, comunemente detto motore a scoppio, e uno elettrico. Ed ecco perché si dice ibrido. Tra le tre tipologie, quindi mild hybrid, full hybrid e plug-in hybrid, quello che cambia principalmente è la potenza del motore elettrico e la capienza della batteria. Le mild hybrid hanno il comparto elettrico meno potente, le full hybrid sono ad uno scalino intermedio e le plug-in hybrid quello più potente. Di queste tre tipologie, solamente le plug-in hybrid si ricaricano la colonnina, le altre invece si ricaricano durante la marcia con un sistema che è chiamato frenata rigenerativa. Però lo vediamo tra un attimo. Adesso andiamo a vedere nel dettaglio ognuna delle tre tipologie. Qui il motore elettrico, proprio perché è il meno potente tra i tre, funziona solo come supporto a quello termico e viene sfruttato soprattutto durante le ripartenze. Prendendo in esempio la Tucson Mild Hybrid della Hyundai, questa ha un motore elettrico da 16,5 cavalli. Nelle full hybrid invece, a differenza della prima tipologia, il motore elettrico da solo può far andare l'auto, ma solo in base a determinate condizioni di guida. Ed è la centralina, cioè il cervello del motore, che decide se far andare entrambi i motori insieme oppure no. La Tucson full hybrid, sempre per fare un esempio, ha un motore elettrico da 60 cavalli. Infine abbiamo le plug-in. Questa è la tipologia di auto che ha sia un motore elettrico più potente sia una batteria dalla capacità maggiore e quindi il guidatore può decidere quale motore usare. Prendendo sempre come esempio la Tucson, la plug-in hybrid ha un motore elettrico di 91 cavalli. Come vi anticipavo, la plug-in è l'unica che si ricarica anche con la colonnina. Le altre due tipologie invece si ricaricano soltanto tramite la frenata rigenerativa. Ma com'è che funziona? Avete presente la dinamo delle biciclette? Funziona grazie al fatto che la ruota girando fa girare quel pirulino e quindi si passa da energia cinetica a energia elettrica. Nel caso della frenata rigenerativa il concetto è lo stesso, ma l'energia generata non è che fa accendere una lampadina come nelle biciclette, ma verrà convogliata e stoccata in una batteria. Attenzione! Non è la batteria classica che è nel cofano, per intenderci. È un'altra batteria, che è collegata al motore elettrico. E dov'è che si decelera e si frena continuamente? In città. Infatti è proprio qui che le auto ibride, in termini di consumi, raggiungono la massima efficienza. Quindi, nell'utilizzo quotidiano, cosa cambia tra mild, full e plug-in hybrid? Per avere tutto sott'occhio abbiamo fatto una tabella riassuntiva dei tre tipi di hybrid e abbiamo comparato la potenza del motore, le emissioni di CO2 e i consumi medi. I dati si riferiscono alla Tucson della Hyundai, che è disponibile nelle tre tipologie. Però le tecnologie ibride ovviamente si trovano anche su altri modelli, come ad esempio Santa Fe, Bayon, eccetera, eccetera. Come detto poco fa, i motori elettrici hanno rispettivamente 16,5, 60 e 91 cavalli. Le emissioni di CO2 sono rispettivamente 146,8, 153,8 grammi per chilometro, 125, 135 grammi per chilometro e 31 grammi per chilometro. Queste emissioni però non tengono conto della produzione di energia elettrica, quindi se questa proviene da fonti fossili bisognerà anche aggiungere la quota di CO2 legata alla loro combustione. Per quanto riguarda i consumi, la mild hybrid, considerando una media tra autostrada, città interurbana, quindi quello che si chiama ciclo medio combinato, riesce a fare 15-16 km con un litro. Con un prezzo della benzina a 1,85 spenderemo all'incirca 12 euro per fare 100 km. Con il full hybrid, sempre se consideriamo un ciclo medio combinato, siamo ad un consumo medio di 17-18 km con un litro e quindi 10,50 euro circa per 100 km. Per il plug-in hybrid il discorso è un po' diverso, perché si può scegliere se andare con l'elettrico o a benzina, ma facendo una stima si è intorno ai 20-21 km con un litro, quindi tra gli 8,8 e i 9,2 euro circa per fare 100 km, mentre l'autonomia in modalità elettrica è di circa 55 km. Tenete conto poi che i costi qui possono variare di molto a seconda del prezzo della benzina. La scelta dipende anche dall'uso che si fa dell'automobile. Se si è principalmente in città e non si ha un box per caricare la plug-in, allora magari si può pensare di più a una mild o una full hybrid. Con questi due modelli infatti si è del tutto indipendenti dalle colonnine di ricarica. Se invece ci spostiamo anche fuori città e magari abbiamo una box con una presa, allora magari la plug-in potrebbe fare al caso nostro.
Detto ciò, spero che ora abbiate un quadro un po' più chiaro sui tre tipi di auto ibrida e soprattutto di come funzionano. Se ci sono però altri aspetti che vi interessano, fatecelo sapere qui sotto nei commenti, che magari facciamo un video ad hoc. Vorrei ringraziare Hyundai che ci ha fornito il supporto e il materiale tecnico e io vi do appuntamento al prossimo video, sempre qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni.